Buongiorno a tutti ragazzi e ragazze, benvenuti in questo nuovo video della mia giornata. Oggi sono qui insieme a voi, come vedete tutta distrutta perché mi sono appena svegliata e come avevo detto già nell'altra giornata, oggi andremo a fare colazione insieme, poi vabbè, ci sarà la palestra, ci sarà un po' di cose, quindi rimanete attivi. E ora niente, ci laviamo un attimino la faccia perché ne ho bisogno di svegliarmi e poi scegliamo l'outfit insieme. Oltretutto vado con i miei nonni, come ho detto, vado con i miei nonni, come ho già detto, l'altra giornata e non hanno ancora visto queste treccine. Allora, devo decidere come vestirmi. Qua abbiamo un malloppo di cose, ok? C'è veramente un malloppo, eh? Ci sono 200 pantaloni insieme. Quindi ora decideremo insieme che pantalone scegliere. Allora, sicuramente andiamo nei toni del marrone, perché voglio di mettermi le Campus marroncine, beige sono. Quindi, allora qua abbiamo un marrone, pantalone marrone a zampa. Però queste cose non sono le cose sporche, sono le cose che praticamente decido di provarmi, tipo prima di andare a scuola di mattina così, e poi le butto là, ma in realtà poi alla fine me le tolgo, quindi non le ho sporcate. Vabbè, fatto sta che no, non ce lo voglio, non lo voglio. Poi questi qua, che per quanto siano belli, sono in cargo beige, non ci stanno perché mi stanno larghi. E anche se poi ci ho fatto questa cosa qua del bottone, che per stringerli, che magari poi un giorno vi spiegherò, almeno se volete stringere dei pantaloni ve lo faccio fare, solo che comunque quelli lì mi stanno, cioè mi stanno stretti poi con quel bottone per stringerli, però mi fanno un effetto brutto che gli altri pantaloni non mi fanno quando li ho stretti, quindi sono gli unici che non si possono stringere a quanto pare. Poi questi qua già ci stanno, però hanno questa macchia che mi dà un fastidio. La macchia ce l'hanno tipo da 2 mesi, cioè fate conto che li ho presi da pochissimo, però vabbè, da 2 mesi c'è questa macchina, non so cosa sia, io credo sia candeggina, ho provato a metterci 200 kg di smacchiatore, non si toglie. Beh, alla fine stiamo mettendo a posto la cosa, ma non stiamo decidendo cosa mettere, va bene. Poi ci sono questi qua neri che mi fanno un difetto dietro, quindi non ho voglia di mettermeli. Basta, ho finito i jeans da mettere, adesso vediamo se c'è qualcos'altro. Che se no Giulia dovrei decidere tra questi. Ci sono. Potrei mettere questi. Che hanno sotto. Ma ditemi una cosa, ma anche voi tipo sbadigliate ogni 2 secondi? Boh, di mattina, cioè lo giuro, ma ogni 2 secondi, cioè letteralmente avrò sbadigliato 5 volte nell'arco di 2 minuti. Vabbè, niente, raga, ora scelgo il mio outfit e vi farò vedere, perché ora sono una barbona poi con le ciabatte pelose. Bene. Ok, raga, questo qui è il mio outfit perché mi sono voluta di scegliere. Ecco, fatti così questi pantaloni, ora mi metto le Campus grigiognole e poi andiamo. E tra l'altro, madonna, però questo coso qui comunque. Vabbè, tra l'altro, mi sa che andremo anche tipo da un negozio per comprare un rossetto, perché appunto non ho più il rossetto e poi mi piaceva tantissimo, che è tipo di questo colore, che è il mio colore preferito. Vabbè, vi porterò con me un po' di trucco. Qua è mascara viola della Essence. Oltretutto mi piace usare quelli lì finiti, cioè quasi finito, ma mi piace di più in modo che non me ne metto tanto. Questo qua è rossetto pennarello della Kiko numero 107. Poi labello alla mora. Poi facciamo che mi metto un pochettino di illuminante. Questo qua è della Wycon Light Gold 30, numero 30.
Top. Basta. Finito. Nel cappuccino ci mette lo zucchero. Sì, lo fa benissimo. Nel cappuccino ci mette lo zucchero. Ormai. Come mette lo zucchero nel cappuccino? Perché il caffè amaro. Sì, il cappuccino mi piace lo zucchero. No, il cappuccino è più amaro. Ah no, è meno amaro. No, no, perché c'è il latte. C'è il latte. Però ha un gusto diverso, quindi secondo me ci sta, magari vuole. Strano, questa cosa. È grande, se ti piace così, accettalo così. Sì, però è un'influenza. La messa anche il cacao. Sì. Aspettate qualcuno. Cosa? Io lo sento tutto. Il buon morone non ci ha mai provato a farlo del cappuccino. Ma dove vai? Latte no. Sto esagerando, mi sto prendendo ogni tanto la panna, cioè tutti i giorni, la panna senza lattosio nelle fragole e poi qualche volta me lo metto nel caffè, ma mi danno anche quella, infatti mi è venuto, vedi? È venuta tutta la legge qua. Non è pure quella, ma senza la panna. Per le, cioè, una panna non danno le fragole. Una panna senza lattosio, no? No, no, perché lo sento dopo che l'ho messo nel caffè, ieri subito dopo mi ha iniziato a dare. Allora ragazzi, sono tornata a casa e come vedete ho comprato il rossetto nuovo che ora sembra un botto rosso, ma in realtà dallo specchio non è così tanto rosso e manco dalla matita è così tanto rosso, e però è così perché praticamente va usato solo come matita e io l'ho usato in tutto il coso, ma non andrebbe usato così, in tutto il labbro intendo, e vabbè, fatto sta che lo volevo un botto perché adesso lo faccio vedere. È questo qui della Debbie, marca Debbie, e è un pennarello, che quindi, guardate, il numero 05, l'ho preso da Piumi, se sapete cos'è non lo so, beh, comunque c'è da me, ed è proprio un pennarello, e mi serviva proprio il pennarello, ok? Però raga, io ve lo giuro che non è così tanto rosso, poi lo userò, no, infatti no, non è così tanto, non riesco a comprendere se ve lo posso far vedere bene, aspettate, provo a girare la fotocamera, è così. Non so se si veda bene. Boh. Vabbè, fatto sta che in questa camera c'è un botto di casino, quindi direi che devo anche mettere a posto. Ho voglia ora? No, infatti lo farò dopo pranzo. E in teoria stasera, da quello che ho capito, andremo a mangiare con i miei nonni dalla pizzeria, in una pizzeria buona. Cioè, vabbè, poi vi farò vedere cosa mangeremo, ma non farò ovviamente un mukbang, quindi sarà sempre in questa giornata. E madonna che brutto dalla fotocamera, io ve lo giuro, non è di questo colore, a me non piace questo colore, non mi sta bene, vabbè. E niente, qualcos'altro da dirvi? Ah vabbè, no, niente, ora mi cambio un attimino perché non ce la faccio a stare così in casa, io ho bisogno di mettermi in pigiama. E oggi non andrò in palestra perché ci andrò domani mattina, che è domenica, alla fine ci vado domani mattina perché preferisco, almeno oggi preparerò la parmigiana di melanzane e ci sarà la ricetta poi a parte in un video. E niente, quindi ora mi cambio, vado un pochettino a giocare a Brawl Stars perché ne ho voglia. E poi niente, ci vediamo dopo, quando farò qualcosa. Allora ragazzi, a pranzo mangerò riso e piselli. Da prima non ho fatto nient'altro, ho detto che a giocare a Brawl Stars, quindi niente interessante. Poi, a me riso e piselli mi piace brodoso. Scrivetemi nei commenti se anche a voi questo brodino qua con i piselli. Ci ho messo un po' di parmigiano e un po' di olio a crudo. Vediamo se questa luce fa vedere bene lo setto. No, non è di questo colore. Vabbè. Poi non so se dopo andiamo in palestra o no. Decideremo dopo. Dai, ok. Se no ci andiamo domani mattina. Vabbè. Ci vediamo dopo, faccio qualcosa. Allora ragazzi, sono onesta con voi, visto che dico sempre non voglio riposare di pomeriggio perché sennò poi non passa la giornata, ho riposato di pomeriggio ma solo perché è sabato e mi sono svegliata presto, e di sabato si può, il resto dei giorni no perché sennò mi stordisco. Tanto ora sono le 5:40, non devo manco andare in palestra oggi, quindi ho detto riposo,
E ora cos'è che farò? Ora andrò a fare la parmigiana di melanzane. Ve lo giuro, io sono felice perché quando cucino mi sento felice, sono top felice. E quindi niente, andrò a cucinare la parmigiana di melanzane light, che ve lo giuro raga è stra buona da mangiare a dieta. Quindi mi raccomando poi di guardare anche quel video dove appunto farò questa parmigiana. Ora farò un video a parte, poi vi farò vedere com'è venuta finale e la ricetta ci sarà appunto nel video a parte. Quindi ci vediamo dopo per vedere il risultato. Allora raga, visto che stasera appunto esco come vi ho detto e c'è un casino in questa stanza e mio fratello è in bagno che poi si deve fare la doccia e io mi devo fare la doccia, intanto che aspetto, metto un attimino a posto questa stanza perché c'è troppo casino e ormai questa cosa è routine. E poi mi preparo le cose anche per... No, in realtà sì, me le sono già preparate là, poi vi faccio dopo vedere l'outfit. Ma intanto mettiamo un attimino a posto questa stanza perché ne ha bisogno. Anche se in realtà manca tipo un'ora ad uscire e io a farmi la doccia ci metto 7 ore. Quindi la vedo dura che ci riuscirò a fare tutto in tempo. Però vabbè, ci proverò. Allora, questa è la situazione, ho i capelli bagnati, mancano letteralmente 10 minuti ad uscire, quindi non vi farò vedere mentre me li asciugo, anzi sì, però raga devo correre, quindi non ho tempo per parlare, né fare nulla, anche perché raga questi capelli, ve lo giuro su quello che volete, che ci vuole 30 anni ad asciugarsi, comunque questo è il mio outfit, ve lo faccio vedere bene dopo. Meno male che si vede live. Non so se allora lei non lavora la parte, ma è un Allora ragazzi, sono appena tornata a casa e domani dobbiamo svegliarci alle 9:30 perché poi andiamo a fare colazione in palestra e poi devo andare da mio papà a 12:30, quindi dobbiamo svegliarci presto e sono molto molto stanca, però mi raccomando, intanto inizio a... devo lavarmi i denti, mi raccomando, anche se siete super super stanchi, non c'entra nulla perché la routine skincare non deve mai mancare, perché sennò poi la vostra pelle non sarà bella. Mi raccomando, deve esserci costanza nel farvi la skincare routine, perché poi una volta che dite sono stanca, un'altra volta che dite che sono stanca, che siete stanchi, alla fine poi continua così all'infinito e non va per niente bene. Quindi mi raccomando sempre, mai andare a letto con il trucco, piuttosto non vi fate la skincare, ok, un giorno che siete proprio stanchissime, massimo un giorno a settimana, però il trucco, almeno un pochettino di sapone, vi lavate la faccia, perché veramente fa malissimo alle ciglia, che hanno il mascara, al tutto il coso, cioè poi vi viene tutti i brufoli, per favore non mi fate questa cosa, perché quando mia sorella andava a letto truccata mi dava proprio un colpo al cuore. Quindi ora mi lavo la faccia e poi ci vediamo dopo. Direi di prima fare la skincare, vabbè mi do un attimino la crema nel corpo che non vi faccio vedere, e poi direi che, lo specifico sempre in ogni video, non sono così tanto gialla e la luce, direi che mi do un attimino la crema al corpo e poi andiamo di là che mi cambio, mi metto il pigiamino e poi ci facciamo la skincare. Ok raga, mi sono cambiata, sono mood barbona, niente che da togliere ai barboni, però effettivamente sono molto mood barbona. Ora facciamo la nostra skincare routine, come sempre, io accovacciata per forza perché sennò mi fa male la schiena. Ok, crema idratante, Clinians, crema idratante leggera, sottolineiamolo, profumata come dico sempre. Ok,
chiudiamo, poi faccio un po' più veloce perché ho veramente sonno, raga. Siero della Garnier anti-imperfezione, vabbè, col carbone vegetale per quello che è nero, non perché non è naturale. E poi lip balm scrub della Ecos, che non so dove l'ho comprato, con polvere di avocado. Cioè, non so dove l'ha comprato mia sorella, perché questi trucchi, come lo dico sempre, queste cose sono di mia sorella. Ok, lascio in posa 2 minuti e poi lo levo con un cosettino di acqua e... cioè, un fazzolettino di acqua. Il residuo della polvere di avocado. Ok, raga, ho preso il fazzolettino. Ok, perfetto. Ora, burro cacao alla mora, perché è l'unico burro cacao che ho in casa. Ok. E skincare routine fatta. Ora, night routine fatta. E ora, l'ultima cosa che devo fare, raga, visto che appunto domani, come vi ho detto, mi sveglio alle 9:30. Cioè, non dobbiamo uscire di casa alle 9:30, perché sennò poi sono in ritardo con mio papà. Quindi devo anche andare a fare colazione in palestra. Ora preparo ora la borsa della palestra, almeno me la tolgo. Domani mattina mi sveglio tutta addormentata, mi vesto 2 secondi, che ho già i vestiti pronti, e vado a fare in palestra. Quindi ora vi faccio vedere che la finisco. Cioè, appena l'ho finita ed è pronta, ve la faccio vedere e poi ci salutiamo. Bene, raga, questa qua è la borsa e non è mai stata così tanto piena, ma è così tanto piena solo esclusivamente perché ho portato l'accappatoio in casa, che almeno lo lavavo, perché ogni tipo mezzo mese lavo l'accappatoio, che poi in realtà lo tocco da bagnata, cioè da bagnata pulita, quindi in realtà non si sporca, però vabbè, ogni tanto lo lavo. E qua invece ci sono le cose che poi mi dovrò mettere domani, che sono per la palestra, sì. Però io ci vado già vestita da palestra in modo che non mi cambio là e poi mi cambio dopo che mi sono fatta la doccia e ho finito tutto l'allenamento. Ultima cosa, la pizza, visto che non ve l'ho detto al momento perché non si sentiva niente, c'era troppo caos, l'ho mangiata con mascarpone, crudo, patatine, e crema di noci e rucola. Non mi piacciono le cose semplici, però era veramente veramente tanto tanto buona, poi era anche sottile, quindi... Quindi niente, spero che questo video vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto lasciate un like, iscrivetevi al canale, attivate la campanella per non perdere nessuna mia notifica, seguitemi su Instagram, mi chiamo Julie_Bembe. E niente, io vi mando un bacio, un abbraccio al prossimo video, ciao!